Allora, a questo punto facciamo parlare Carlo Massaroni della Feder Distribuzione. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Qui non è tanto tana libera di tutti, ma sono io che sono la tana del lupo, e la situazione è un po' diversa. È un lupo mite, ma insomma alla fine le cose si sono dette. Ma io parto da un'esperienza personale. Abito a Milano, in un quartiere di periferia, e un quartiere dove non mancava il fruttivendolo. C'è la grande distribuzione, c'è la Esselunga, c'è SMA, c'è Carrefour, ci sono dei fruttivendoli nel quartiere, e la SMA, Esselunga e Carrefour non sono a 20 minuti, sono, diciamo, alla SMA posso andarci a piedi, con l'Esselunga prendo la macchina, ma ci metto 5 minuti. Insomma, 6 mesi fa ha aperto un nuovo fruttivendolo. Rispetto alle osservazioni del professore, qualora avessimo voluto vedere i bacini di utenza, non serviva. Il fruttivendolo aperto da due giovani, che poi ho scoperto di conoscere, cattolici, due figli, io ne ho quattro, ho scoperto di conoscere perché uno dei figli ha fatto la comunione come il mio quest'anno, come uno dei miei quest'anno. Appunto, aprono questo negozio, bellissimo, lo curano molto bene, hanno dei prezzi accessibili, un filo più alti di quelli del supermercato, ma con una merce migliore, vincono. Gli altri due fruttivendoli del quartiere sono in difficoltà, io non so se chiuderanno. Certamente quello che si chiamava il gioielliere nella piazzetta di Derga non ha abbassato i prezzi, non ce l'ha fatta a recuperare perché l'altro, quello nuovo, è più fresco, ha più capacità di appeal nei confronti della gente, ti fa il frullato, ti offre, ti vende l'ananas tagliato, tiene aperta la domenica, ti fa il cesto di Natale, e non chiude a Natale, nel senso a Natale ha chiuso ovviamente, ma non chiude a Natale, i giorni prima di Natale, fino a che non ha fatto l'ultimo cesto. La coppia, marito e moglie, certamente fa una grande fatica, e come capita a me, e come capita anche chi fa politica, io ho fatto anche politica nella mia vita, prima di fare il lavoro che sto facendo sono stato assessore a Milano all'urbanistica, e mi sono occupato quindi di queste tematiche, dei problemi, compresi quelli del commercio e della desertificazione dei quartieri di periferia, certamente meno grave di quella dei paesini, ma comunque presente. Insomma, la dinamica della famiglia regge, pur con orari di lavoro che sono complicati, come sono complicati, dicevo, quelli del professor Canziani, che fa l'assessore, o del professore che prima ci ha fatto la sua presentazione, o di molti tra di noi, o di molti qui che lavorando in una zona turistica non hanno il problema di dover chiudere la domenica, non si possono permettere di chiudere la domenica, non vogliono chiudere la domenica. Eppure ci sono famiglie che reggono, famiglie che non reggono, e la dinamica di una famiglia che regge o non regge certamente trova nel lavoro un affaticamento o meno, ma è un problema che sta all'origine, che sta prima, e non si può addebitare in un momento culturale così complesso alla questione dei negozi aperti o chiusi. Sarebbe sicuramente una ipertrofia di lettura di una realtà e di un momento culturale storico in cui non appena le famiglie si stanno disfando, con grandi difficoltà dei figli e grandi difficoltà del paese, ma neanche si fanno più figli, per cui il paese invece anche per questo. Allora, se vogliamo parlare di dinamiche familiari, da lì dobbiamo partire, perché non è vero che le dinamiche familiari siano maggiormente complesse a Sinigaglia che a Milano. Chi l'ha detto? C'è qualche statistica che dimostra che nelle città turistiche le famiglie si riscono di più perché sono i negozi aperti la domenica? Io non l'ho mai visto. Allora, parto da questo esempio specifico per dire che non è che i problemi che avete sottolineato non esistano, ma cosa credete? Che si risolvano se si ferma qualcuno che si muove? Cioè, voi credete che il panettiere vicino al fruttivendolo, che adesso ha più clientela di prima, fa fruttivendolo nuovo, se avessimo impedito, qualora, cioè quando io ero assessore a Milano, se avessimo impedito che nuovi negozi aprissero laddove ce ne sono di già, quel panettiere funzionerebbe meglio oggi? Pensate che la gente di quel quartiere
avrebbe una maggior capacità di acquisto come qualità e come prezzo? Io vi dico di no. Io non sto dicendo Tana liberi tutti, sto dicendo che la libertà è la precondizione per un servizio al cliente che funzioni, dove per libertà, dove il concetto di libertà ovviamente ha necessità di regole comuni e condivise, ma evidentemente il tema della libertà consente che un'azione di chi ha voglia di fare, chi ha merito per fare, possa fare e si misuri in una città, in un comune deserto o in un comune grande. C'è un altro aspetto che nella ricerca non è stato toccato, perché ovviamente non era il mandato che è stato dato al professore e all'Università Politecnica, alla Politecnica di Andremante, che è un tema che però, se non teniamo, se non teniamo conto, siamo come il Titanic, stiamo andando a sbattere e non ce ne accorgiamo. Parlo di un esempio che non riguarda il commercio, riguarda il settore alberghiero. Voi forse, certamente, conoscerete cos'è Airbnb. Airbnb è un sistema si raggiunge attraverso internet, per cui qualsiasi proprietario di casa può fornire la propria casa in affitto per un giorno, un mese, una settimana a chiunque altro, percependo per questo un valore economico. E non so, io ad esempio che voglio andare a Londra e voglio spendere meno rispetto ad andare all'Hilton o un alberghetto, e guardo su internet che c'è questa casa che mi piace molto, l'affitto e vado, la trovo, spendo meno e trovo bene. Sto parlando di internet e sto parlando di un sistema del commercio per il quale, quando parliamo solo del tema di internet, stiamo parlando di una cosa già vecchia, perché ormai si parla di total retail, di omnicanalità, cioè vuol dire che ovunque in Europa si sta vendendo in qualsiasi modo, dove il tema dell'orario su internet non esiste, o non esiste neanche il tema dei prezzi, non esiste neanche il tema dei prezzi di cui tanto dibattiamo. E allora di cosa stiamo parlando? Noi grandi e piccoli ci mettiamo a discutere ancora se è più giusto avere un negozio piccolo o grande, e nel frattempo la gente che dovrebbe venire nei nostri negozi non ci viene più, perché compra via internet. Io ho comprato il frigorifero via internet 6 mesi fa, 8 mesi fa, mi si era rotto, con una grande paura. Ti hanno fatto un servizio eccezionale, era un piccolo commerciante, non era una grande istituzione. Sono andato da Sapporo, costava di più un piccolo commerciante via internet, ho rischiato. Mi ha fatto un servizio migliore, me l'ha portato a casa, funziona da Dio. Saturn non mi ha visto. Saturn allora era un nostro associato. Allora il tema è che noi non dobbiamo guardare indietro cercando di mantenere rendite di posizioni che non ci sono più. Dobbiamo provare anche insieme, anche nel rispetto del territorio, a guardare oltre. Sapete la ricerca che sta facendo, che è diciamo certamente sintonica col tema che ha citato l'assessore Canzian prima, delle City of Tomorrow? In Olanda si sono messi insieme un po' di associazioni e stanno lavorando ad una ricerca che lavori sul tema dei mall cittadini, non del mall tanto in quanto grande distribuzione, ma tanto in quanto sistemi capaci di attrarre a livello internazionale. Capite qual è la partita? È capace di attrarre a livello internazionale, per cui giochi con tutti i canali possibili, grandi, piccoli, internet e quant'altro. Allora io potrei mettermi qui oggi a discutere del fatto che la Corte Costituzionale ci ha dato ragione sulla legge della Valle d'Aosta, della Toscana e dell'Umbria. Sono sentenze del 2014, dicono tutte che la Regione non può più agire sulla concorrenza, e tutte le norme che sono state messe in funzione delle misure vuol dire agire sulla concorrenza. L'antitrust sta dicendo una serie di cose rispetto al fatto che sulla concorrenza nessuno possa agire. La comunità europea ci spinge alla libertà, dove ovviamente non dice che dobbiamo tenere aperte tutte le domeniche, ma dice che bisogna togliere i vincoli, per cui si continui a manifestare come opportunità il mantenere la rete di posizione. Non è questa la partita. Grazie.
grazie, no, ma ci sto arrivando, però quello che mi permetto di dire, e continuo a permettermi di dire, che oltre a parlare in questo momento, manifestando il rispetto delle norme, tanto che Corte Costituzionale, Antitrust, Comunità Europea sollecitano chiunque, regioni, comuni, il paese intero, a mantenere aperta la possibilità di libera concorrenza. Oltre a dire questo, dico anche che se vogliamo guardare in una prospettiva futura, che non continui a guardare dietro le spalle e dica dobbiamo mantenere quello che c'è, dobbiamo avere il coraggio di lavorare su nuovi paradigmi, perché i paradigmi del commercio sono cambiati. E se in certe zone i piccoli e anche i grandi, perché anche i grandi stanno chiudendo, fanno fatica a esistere, se in quelle zone si ritiene dal punto di vista politico che ci sia bisogno che ci sia una presenza commerciale, si agisca attraverso agevolazioni, non si agisca attraverso il freno di altri che vogliono combattere la stessa partita, perché non funzionerà così e si ammazzerà tutto il sistema. Allora, se posso permettermi, e chiudo, il tema non è assenza di regole, il tema non è liberi tutti, il tema è che la libertà è la precondizione per guardare avanti. Allora, noi, se c'è la disponibilità a partire dalla libertà di iniziativa, di considerare insieme quali possano essere i percorsi per valorizzare i territori, ci siamo. Se il tema è salviamo chi c'è e non facciamo entrare più nessun altro, noi non ci saremo.